sono cambiate molte cose con l'avvento del PC, soprattutto il modo di vivere. Con Facebook poi è cambiato il modo di rapportarsi con le persone, ad esempio per conoscerle basta andare su questo sito e non devi neanche uscire di casa. PewDiePie è in qualche maniera mascherato. Vorrei infatti rimettere in risalto la voglia e necessità di mostrare un'altra faccia totalmente differente da quella reale. Anche solo per entrare in un gruppetto si dicono cose che non si pensano, si fanno gesti contrari alla propria etica e si è spesso contro la propria mentalità. Parlo un po' di attualità visto la maglietta che porto. La nuova generazione è fatta di vizi e piaceri che cambiano di anno in anno, ma che sono il sale della vita. Noi in Italia possiamo azzerare e ricominciare la nostra vita da capo, soprattutto in questa età. C'è chi non può. Sulla nostra strada si presentano spesso molte difficoltà, dei muri da superare. Per quanto questi possano essere alti, alla fine vengono superati, tutti. Vorrei mettere in risalto la spensieratezza di questa nuova generazione. Non si pensa più alle conseguenze delle proprie azioni, anzi si prende tutto sotto gamba. Forse si pensa ciò che si fa non abbia risvolti con il futuro, o solo certa gente crede che sia troppo complicato dare uno sguardo avanti. Questa è la mia visione della nuova generazione. Figlia di un mondo globalizzato, è caratterizzata principalmente da una diversità culturale, che ha come punto di incontro la scuola e l'amicizia. Rappresenta un gruppo di amici tutti uniti, anche se ognuno proviene da un paese diverso, siamo tutti uguali. È la nuova generazione dove tutti si accettano senza distinzioni. Due stranieri e due made in Italy, quattro amici, quattro persone. Un modo semplice per scherzare sulla criminalità degli stranieri in Italia. Ormai sta tramontando l'era della divisione per razze. Tutte le persone sono uguali ai nostri occhi, senza differenziazione per nazionalità, colore della pelle, eccetera. La nuova generazione ha come un'unica nazionalità, quella planetaria. Le persone con cui sto bene sono i miei amici, ad esempio quando vado a suonare ad una festa o quando passo le serate fra amici prima di andare in discoteca. Queste due foto rappresentano gran parte dei miei amici e sono le persone che prima di tutti mi hanno fatto sentire al loro pari senza mai discriminarmi. La notte e la musica annullano tutte le differenze. Tutti siamo uguali davanti a sette note. Quando sento la mia ragazza vicino a me provo una sensazione di tranquillità e serenità. Posso esprimere me stesso. Con gli amici mi sento sempre al mio agio. L'importante è stare bene insieme. Qui sono in compagnia di due bambini olandesi durante un mio turno di lavoro in un pomeriggio di quest'estate. Mi trovo moltissimo a mio agio in spiaggia ogni volta che ci torno. Un posto in cui mi sento al sicuro è il mio quartiere. Anche con la presenza di persone strane alla mia vita, sento una sensazione di sicurezza. Sicuramente è uno dei luoghi dove mi sento più a mio agio è la mia casa, ma mi sento a mio agio anche in altre case che conosco, case di amici e di parenti. Il posto dove mi trovo a mio agio è il mio piccolo e tranquillo quartiere, Santa Lucia. Un altro posto in cui mi sento al sicuro è lo studio in cui mi diverto con i miei amici. Senza alcun problema di qualsiasi genere posso suonare con serenità regalandomi momenti di assoluta libertà. Tra le persone di diversa nazionalità mi sento un cittadino. Sono circondato da molte persone, quindi mi sento un cittadino. Mi sento cittadino di tutto il mondo, perché un confine non può far passare in secondo piano che siamo tutti delle persone. Volevo far vedere con questa foto che cioè, i confini cambiano e quindi essere cittadino o straniero dipende dal fatto anche a volte di una riga tirata sulla cartina. La carta d'identità, pur essendo un semplice pezzo di carta, certifica la mia cittadinanza italiana. Non sono riuscito a trovare una situazione in cui mi sento straniero, allora ho provato a immedesimarmi in uno straniero e pensare cosa lo facesse sentire tale, come l'impossibilità di votare nel paese in cui vivo. Penso di essere straniero in Italia per il cognome, cioè gli altri potrebbero vedere che sono straniero solo dal cognome. Non riesco ad esprimere i miei pensieri e condividerli con gli altri senza paura del giudizio altrui, mi sento un vero cittadino. Però mi ricordo sempre che il mio diritto finisce dove inizia quello della persona accanto.
Venire ad abitare in un nuovo paese è un'ottima opportunità di crescita, sviluppo e vita. Può presentare molte novità tradizionali come dei modi di fare, di pensare e di agire. Delle volte sfruttiamo delle belle opportunità, altre volte queste opportunità si perdono, non riuscendo a starci dietro. Ci si trova a dover rispettare delle nuove regole, spesso dei divieti, per l'ottimale convivenza in gruppo. Altre volte si ricevono dei servizi molto vantaggiosi. Uno straniero può venire in Italia ed è giusto che venga trattato come dalla legge, uguale per tutti. Se un italiano ruba, va dentro 2 mesi. Se uno straniero ruba, va dentro 2 mesi anche lui. Quando un straniero fa una cosa, alla TV lo allargano molto, invece quando un italiano fa qualcosa, è nulla. Rumeno, ubriaco in veste, no? L'uomo è rumeno, l'uomo, ubriaco in veste. È sempre che si scrive rumeno, viene il titolo grande così e per 10 giorni si parla di quella cosa lì, ci sono le fiaccolate in piazza. Se invece scriveva uomo, si passava direttamente a leggere l'articolo sotto. E farà più notizie di sicuro, perché? Perché se io passo e vedo l'articolo scritto, la mia mazzinità, certo, ubriaco, tira sotto la vecchietta che porta fuori il cane, mi fermo, prendo il giornale e comincio a sfogare le mie rabbie del mattino e del lunedì mattina sul servo che ha investito la vecchietta. Quando gioco a calcio mi sento a mio agio e sono libero da tutti i miei pensieri, ma alcune volte i tifosi riescono anche a togliermi in questo momento, perché è successo un episodio che, diciamo che ho una squadra di quasi tutti stranieri, stavamo giocando, stavamo vincendo e un genitore ha iniziato a urlare: tornatevi tutti al vostro paese. Tutti noi non abbiamo più giocato, siamo andati dentro lo spogliatoio anche lì per questo atto qua. In queste scale una volta ho offerto aiuto a una signora che cercava di portare su una valigia molto pesante. Questa però, appena mi ha visto, si è offesa chiedendomi di portarle il rispetto e di non rivolgere la parola. Subito dopo ha chiamato suo marito per difenderla. La foto riguarda una moderna discoteca in centro Bardolino. Qui un ragazzo venne letteralmente obbligato a vestirsi tutto punto solo per andare a un evento. E non tanto per l'entrata, perché per mettersi eleganti una sera non muore nessuno, ma le persone dentro è quello il vero disagio. Nessuno perde l'occasione di guardarti storto se non hai la Dolce & Gabbana ai piedi o una camicia di marca. Ti guardano, ti squadrano, ti giudicano in silenzio e ti fanno sentire inappropriato quel posto e strano in qualche maniera. Molte persone oramai non si sentono prese in causa quando vedono delle scritte offensive sui muri. Io stesso non ci faccio più caso. Ma visto che siamo in una società e quindi apparteniamo ad una comunità dove le persone dovrebbero rispettarsi, non è giusto forse arrabbiarsi davanti ad una tale dimostrazione di inciviltà e di intolleranza? Ah, certo, a volte dà fastidio quelle scritte lì. Tipo, ti fa sentire un po' diverso e non accettato così, ma dopo passa. Vicino al mio paese c'è un altro paese che dove abitano i miei amici, che ci sono delle scritte e a loro dà fastidio. A me non darebbe fastidio perché non mi tocca minimamente. Secondo me è un po' impossibile rimanere impassibile davanti a tutto, insomma. Un'offesa verso una persona, un essere umano, dovrebbe essere comunque un'offesa verso di te, anche se non ti prendi in ballo direttamente. Sì, ma alla fine è meglio di una persona che fai finta di essere suo amico, alla fine pensi male degli stranieri. Ci sono persone così, è meglio dire la tua opinione, secondo me. Quindi non mi offendo mica se vedo straniero vattene via o quelle robe lì. Perché alla fine è la mentalità di una persona o di un gruppo, quindi se non è che quella persona lì mi deve offendere. Tanto, anche se lui mi dice vattene via, non mi offendo mica. Tanto è solo la sua opinione e basta. La scritta l'avrà scritto uno stupido, non so. Io penso una cosa, sì, tu non riesci a cambiare le cose, a posto di sprecare il tempo per cambiare, accettali. Perché non vuoi vivere la tua vita senza prendere in considerazione, cioè prendere in considerazione soltanto le cose che toccano a te, che colpiscono solo te. Per cui se sei in una società e quello che fa male a una società prende in ballo anche te, anche se non ti tocca, se fai parte del gruppo.
nailed in through the side door, not like an eyesore. Line up and slaughter, nothing to die for. Slide past the bar, get through the alcoholics. No coke, changes the dookie, roll made of garlic. Bloodsuckers looking at me, stuck with mice. I got the blood of Christ on the cup of ice. Took my eyes and she put them on her somehow. Now I understand why she gets up after sundown. Look at what you did, you don't even see what you did. Won't even look at yourself cause you think everyone is. The reflection of a vampire. Sleep like a vampire. Creep like a vampire. Speak like a vampire. Look at what you did, you don't even see what you did. Won't even look at yourself cause you think everyone is. The reflection of a vampire. Sleep like a vampire. Creep like a vampire. Freak you are. Souls already black and burnt to a crisp, but they wear it right. So much in fact, you might lip smack with a parasite. Tongues touch, feels like a gum bust. Hit you in the stomach, now you're feeling what love does. But when your lungs crush, cause you've been lied to and humiliated. Facilitated, manipulated, it's so indicative of a weaker psyche. Might be, they feed nightly. Won't be through holes in my neck because you like me, bite me. Look at what you did.